Nuovo asfalto, marciapiedi, autovelox e attraversamenti pedonali rialzati e illuminati. Erano queste alcune delle richieste avanzate dai residenti di Via Flaminia per voci di Roberto Cottimo, che ieri davanti alle telecamere di Fano TV aveva raccontato i disagi e i pericoli per gli abitanti della zona. Non c'è una pista ciclabile, c'è un libero parcheggio delle auto, per cui si è costretti a camminare per strada. Persone, mamme con carrozzini, disabili con carrozzelle, e quindi è un continuo rischio per queste persone. Lo scorso ottobre era stata inviata una PEC al comune di Fano con l'elenco delle richieste e le firme dei residenti. Questa è la conferma dell'avvenuta ricezione, ma non c'era stata alcuna risposta. Oggi però, dopo il nostro servizio, il vice sindaco Cristian Fanesi annuncia alcuni interventi. In questi giorni le ditte che lavorano per il comune di Fano stanno rifacendo la segnalettica orizzontale in molte delle zone cittadine, per cui abbiamo chiesto anche di effettuare il ripasso delle strisce pedonali in questa zona in maniera tale che venga garantita la sicurezza ai pedoni che cercano di attraversare questa via Roma, l'importante arteria cittadina, e dunque sono più soggetti al passaggio delle auto, e dunque sicuramente questo verrà in tempi molto, molto rapidi, tempo permettendo, anche tra qualche giorno. L'altro tema che ci è stato sottoposto e sul quale stiamo riflettendo, prosegue l'assessore, è quello dei parcheggi. Per rendere più sicuro il passaggio di ciclisti e pedoni, prevediamo di mettere un divieto di sosta dalle 8 alle ore 20 su uno dei due lati della strada. Infatti, ha spiegato Fanesi, la presenza delle attività commerciali fa sì che ci siano spesso degli attraversamenti e, nonostante le rotatorie piuttosto vicine, le auto viaggiano ad alta velocità, rendendo il tratto pericoloso. Per risolvere questo problema, oltre ad aumentare i controlli dei vigili urbani, della polizia locale, che è auspicabile in questo tratto e in altri tratti della città, ovviamente sarebbe molto interessante, molto importante poter concludere quello che è la nostra idea di viabilità, ovvero il casello Fenile, in maniera tale che per andare a Pesaro molti, piuttosto che andare verso il centro città e poi fare la statale 16, potrebbero prendere il casello, oppure prolungare, come abbiamo pensato, dal Belgatto verso Pesaro attraverso la variante di Gimarra, una nuova strada, appunto quello di evitare che tutti quelli che vengono da Cucurano, Rosciano e dall'entroterra che si sviluppa lungo via Flaminia per arrivare a Pesaro siano costretti a passare in questa zona.